E buonasera a tutti quanti, eccoci qui per la Buonasera. seconda puntata della nostra officina mediterranea. Con noi c'è Laura Sposato, nostra giornalista e poetessa, e la poetessa protagonista di oggi, che è Santina Gullotto. Buonasera a tutti e due. Tra Buonasera a tutti. Buonasera. poco ci sentiremo, molte cose interessanti, parleremo di temi di estrema attualità, ascolteremo delle poesie meravigliose e naturalmente parleremo di democrazia. Ma viviamo davvero in democrazia? Lo scopriremo oggi. Eccoci qui insieme alla nostra Laura Sposato. Noi avevamo previsto una scaletta un po' diversa, e invece, dato l'incalzare degli eventi anche drammatici, credo che quella che è la pillola di storia per questa seconda puntata di Officina Mediterranea sia il giusto, come dire, il giusto input per iniziare la nostra trasmissione. Quindi pregherei Donato Rinaldi, in regia che ci sostiene, di lanciare la pillola di storia di questa giornata. Arma letale, negare il cibo. Dopo la Shoah è il più grande sterminio in Europa del XX secolo. 5 milioni di persone morirono di fame per ordine di Stalin. Questo è in estrema sintesi l'Holodomor, lo sterminio per sottrazione di cibo del popolo ucraino negli anni 30. Pioniere degli studi di questo genocidio fu lo storico inglese Robert Conquest, più di 30 anni fa, prima del crollo dell'Unione Sovietica. Solo da allora, con la documentazione del disegno criminale di Stalin, si aprì il dibattito, ma sempre è stata tenace l'opposizione a un riconoscimento ufficiale ostacolato prima dall'Unione Sovietica e poi dalla Russia. Per definire lo sterminio ucraino atto di genocidio, con le conseguenti implicazioni politiche e di diritto internazionale, ci vollero altri studi importanti, come quelli di Anne Applebaum, studiosa, editorialista del Washington Post e premio Pulitzer. Le definitive prove arrivarono negli anni 90 dalle testimonianze orali dei sopravvissuti, raccolte dall'Istituto della Memoria Nazionale e dalla gigantesca mole di fonti documentarie inedite provenienti da archivi locali e nazionali. Fu una tragedia così grande che gli ucraini inventarono una nuova parola per descriverla, Holodomor, ovvero sterminio per fame.
Le politiche di Stalin causarono un'ecatombe che iniziò quando nell'autunno del 1932 fu decisa la collettivizzazione agraria, che costrinse i contadini agiati, piccoli imprenditori, terrieri, ad aderirvi contro la loro volontà. Ne scaturì una vera e propria gigantesca carestia. Anche altri paesi sovietici ne furono colpiti, ma non in queste dimensioni. Qui venne collettivizzato il 70% delle fattorie, in Russia ad esempio il 59%. Qui si intrecciò con la persecuzione dell'intelligenza e la lotta patriottica di un popolo intero, punito in modo disumano con la negazione del cibo. Pane e dignità vennero sottratti con ferocia. Spezzare la schiena al granaio d'Europa fu l'ordine supremo e irreversibile. Sì. Laura, vuoi commentare tu una cosa terribile? Giacomo, benvenuto a Buonasera, Giacomo lì. ho avuto dei problemi soliti con il mio cellulare, con qualsiasi mezzo io mi procuri per poter entrare in connessione. Sono un po' mortificato, ma so che farci. L'importante è che tu adesso ci abbia raggiunto. Abbiamo appena visto la pillola di storia registrata dalla nostra laurea, dalla nostra, sì, la laurea, dalla nostra laurea. A proposito insomma, di quello che sta succedendo in Ucraina, qui si continua a dibattere, Ucraina, mi hanno detto. Ucraina, si direbbe qui. Missi Ucraina, Ucraina. Va bene. In ogni modo, sicuramente quello che stiamo vedendo è che evidentemente esseri umani devono soffrire a causa della mancanza di democrazia. È di questo che parleremo tra pochi secondi con il nostro Giacomo Lisi. Subito dopo, ripeto, ci saranno con noi Laura Sposato e Santina Gullotto, che invece si occuperanno di poesia e quindi ci alleggeriranno un po' il tono. Però, visto che siamo partiti da una tragedia, io chiedo a Giacomo, Giacomo lo devo presentare, Giacomo Lisi è un avvocato in pensione, ma adesso insomma continua ad esercitare come fanno moltissimi avvocati e devo dire che Giacomo è anche uno scrittore, ma da buon avvocato, da uomo di legge, da uomo di diritto. Giacomo scrive di democrazia, di leggi, della nostra Costituzione, di questo parleremo. Però prima di iniziare a parlare del tuo libro e di democrazia, più in generale riferito però al nostro paese, anche al nostro paese, un tuo breve commento su quello che abbiamo appena ascoltato. Potresti. Io sì, ho ascoltato parte del commento perché finché non ho attivato il mio cellulare, il mio portatile, non l'ho sentito molto, però è chiaro che l'evento così drammatico, orribile che si sta prospettando, non tanto in questa immediatezza, ma la preoccupazione del futuro, è veramente sconcertante. E tutti avremmo pensato che proprio gli armamenti atomici avrebbero comportato un'astensione dalla guerra, almeno tra quei paesi che erano forniti di armi nucleari. Invece purtroppo questa illusione, questo pensiero è stata un'illusione che potrebbe appunto in questi giorni, in questi momenti, darci una svolta storica e terribile a quello che è la normalità della nostra storia europea da 60 anni a questa parte, perché non abbiamo mai avuto guerre. E io lo leggerei anche questo evento, così appunto detto imprevedibile, e che invece sta accadendo purtroppo, abbiamo il rischio addirittura di una guerra nucleare. Lo vedrei anche sotto la prospettiva di democrazia, perché io sostengo, e mi collego un po' a quello che ho scritto, sostengo che noi non siamo in una democrazia,
E non sta accadendo questo soltanto perché Putin è un irresponsabile ed è anche, non so, un uomo di potere assoluto, no? Un dittatore potremmo chiamarlo, ma perché evidentemente anche altri soggetti politici molto importanti, parlo per esempio degli Stati Uniti d'America, non hanno avuto remora di invadere l'Iraq, l'Iran, tutti quei popoli che potevano essere stare per conto proprio. E con scuse ipocrite si sono, no, hanno fatto delle guerre non dichiarate per liberare non so che cosa, come è venuto anche per Gheddafi. Hanno sostenuto che questi fossero dittatori invisi alla popolazione, e invece era uno strumento. Questa ipocrisia ha condotto la Francia per prima, l'Inghilterra dopo e gli Stati Uniti che stavano a guardare, a bombardare la Libia, a fare ammazzare il dittatore. E poi ad approfittare della situazione per immettere in Libia alcuni personaggi che a momenti stavano con la Francia o con l'Inghilterra, altri che stavano con altri stati, sempre alla ricerca del petrolio. Quindi voglio dire, non soltanto una questione di riconosciuti dittatori, ma una questione proprio di democrazia che non funziona, perché io ritengo che il popolo francese, il popolo inglese, hanno un interesse molto scarso a poter ammazzare persone, costringerli ad ammazzarsi tra loro per poter impossessarsi dei pozzi di petrolio. E questo è il concetto di democrazia che noi non riusciamo ad inquadrare nella sua giusta dimensione storica, e ci accontentiamo di una democrazia che, appunto, come abbiamo detto sempre, parlando tra di noi, mi rivolgo ad Assunta. L'abbiamo chiamata una partitocrazia oligarchica, perché comandano soltanto i capi dei partiti. E ne parleremo immediatamente proprio con te, quindi volevo soltanto fare una piccola aggiunta a quello che abbiamo detto. Oggi gira sui social una frase di Pablo Neruda che dice: una guerra è diciamo, una situazione in cui persone che non si conoscono si ammazzano tra di loro per difendere gli interessi di persone che si conoscono molto bene tra di loro, ma che non si fanno niente. Quindi lasciano morire gente innocente che non ne sa niente, che non è assolutamente coinvolta per interessi loro, e mentre loro stanno belli come dire, al caldo, al coperto, sono al sicuro. E io a questo punto, se il nostro regista è d'accordo, rimarrei solo a fare quattro chiacchiere, o anzi no, un'idea migliore. Mi piace di essere tutte e quattro insieme, se Giacomo è d'accordo con noi, perché D'accordissimo. potrebbero, l'argomento riguarda tutti gli italiani, tutti noi, e quindi mi piacerebbe anche sentire magari qualche domanda, perché quello che dice Giacomo, che ripeto, è un uomo di legge e quindi è un uomo che si occupa di leggi e in particolare della nostra Costituzione. E mi piace farvi vedere questo libro. Questo è il titolo: Democrazia come religiosità laica. Intanto ci spieghi il titolo perché è bellissimo, io ho capito, ma forse tu puoi darci qualche input in più. Posso parlare 4 minuti, 3 minuti, quando posso parlare? Tu parla, poi se è necessario andare alla prossima domanda, ti fermo io. Sono una Va cattiva. bene. E chiaramente ho fatto un'introduzione che penso che sia abbastanza chiara, e cioè come questa democrazia sia una democrazia ipocrita. Ci dicono che effettivamente questa democrazia sarebbe uguale, più o meno una fotocopia possibile della democrazia antica ateniese di 2500 anni fa, quando invece questo non è vero, perché in pratica questa democrazia funziona in una maniera molto particolare, e funziona tramite i partiti, e i partiti avrebbero dovuto adottare, come dice la Costituzione nell'articolo 49, un famoso metodo democratico che non è stato mai spiegato cosa sia. È qualcosa di fumoso, di imperscrutabile, diciamo così, non si può chiaramente. Per far capire a chi ci segue da casa, tu stai parlando dell'articolo 49 della nostra Della Costituzione. Costituzione. Sì.
Ecco, l'articolo 49 dice che tutti i cittadini possono associarsi in partiti per concorrere col metodo democratico all'attuazione della realizzazione della politica nazionale. E quindi siamo d'accordo con i partiti, noi dovremmo riuscire appunto a esercitare una sovranità che non ci compete. Cioè l'articolo primo della Costituzione dice che a noi appartiene la sovranità popolare, però si esercita mediante i limiti o con i limiti stabiliti dalla Costituzione. Questi limiti noi ci mangiamo la testa quali saranno, perché noi quando dicono la sovranità ci appartiene esplodiamo di gioia, finalmente ci appartiene la sovranità. In pratica ci accorgiamo invece che noi soltanto votiamo per delegare qualcuno che è situato in un partito. Cioè in un partito che per l'articolo 49 è delegato dalla Costituzione ad esercitare in nome nostro la Costituzione. Non so se sono stato chiaro. Noi per essere, quando abbiamo il diritto di fare qualche cosa, se abbiamo un diritto di proprietà, noi possiamo vendere il bene e quindi esercitare qualsiasi doverlo, affittarlo, dargli in locazione e così via. Noi invece abbiamo la sovranità. Però dobbiamo delegare altri per poter esercitare questo nostro potere. Come si esercita questo nostro potere? Lo dice la Costituzione. Il limite qual è? Mediante i partiti. I partiti però All'asino, no? debbono fornirsi di un metodo democratico, cioè una struttura democratica. Invece noi ci accorgiamo. Subito la domanda. Dovrebbero fornirsi di un metodo democratico. Non Esatto. c'è il metodo democratico. La struttura democratica invece consiste nell'inverso, e cioè che esiste un segretario che praticamente è il despota di un partito, comanda lui e spenne colui che non sta ai suoi comandi oppure che critica il capo, e tranquillamente il partito è una coesione di interessi di persone che vogliono fare carriera e raggiungere il potere. Quando si vincono le elezioni, allora questo segretario del partito despota, tra virgolette, diventa presidente del Consiglio dei Ministri, i suoi accoliti, quelli che fanno parte del suo gruppo, diventano ministri e via via il potere si espande in tutti gli altri, non soltanto nel Consiglio dei Ministri, tutti i ministri, ma anche tutti gli enti pubblici, a cominciare dalla RAI, e noi sappiamo che la nostra assunta e delegata proprio alla comunicazione del nostro movimento e sa quanto è importante la comunicazione attraverso i mezzi, attraverso la televisione di Stato, che invece di poter dire quello che interesserebbe tutti, dice le cose che invece sono favorevoli al governo, dice cose che interessano il governo, come in questo periodo di tempo, da 4 mesi, anzi dall'anno scorso, da anni qua. Quando noi ascoltiamo la televisione, ascoltiamo soltanto parlare di Covid e di affini e le cose altrettanto importanti, escludendo adesso il problema ucraino, e vengono sottaciute. Allora io mi domando, dove sta la democrazia in questo caso? Perché sappiamo che il partito dove comanda il despota ha vinto le elezioni, tutti gli altri stanno in Parlamento e quindi in Parlamento, per poter continuare a fare in modo che la legislatura duri, debbono stare ad approvare tutte le cose che fa il governo. Quindi il Parlamento è esautorato, quello che conduce tutta la politica realmente è il governo e in particolare appunto il Presidente del Consiglio dei Ministri attorniato con quelli che sono i suoi fidati e questa non è più democrazia. Diventa appunto una partitocrazia perché è il partito che mettendosi nelle istituzioni dello Stato comanda lo Stato e quindi tutti si vanno a benedire diciamo, dei poteri famosi del Montesquieu e questa democrazia è diventata una burla perché comanda e il potere ce l'ha appunto il segretario del partito diventato Consiglio dei Ministri. Tu citi Montesquieu, lo citi anche nel libro, però forse è meglio spiegare, non si sa mai. Montesquieu è il filosofo, no? Cioè teorizzatore della tripartizione dei poteri, perché
perché in un sistema democratico, dico regime perché è un regime in questo caso, va bene, in un sistema democratico è prevista la ripartizione dei poteri, vale a dire legislativo, il Parlamento, esecutivo, il governo e giurisdizionale, o giudiziario, quello dei magistrati. Però tu stesso nel tuo allora, libro, allora ecco, Assunta, ti volevo dire questo, che i due poteri, quello il potere di decidere, diciamo, il governo e il Parlamento si sono unificati, non c'è più un Parlamento che legifera, in verità legifera il governo e in particolare il capo del governo, diciamo capo del governo attorniato dai suoi ministri, che poi decidono il Parlamento e diventa un di più che deve stare, perché la legislazione duri, deve stare a curare gli interessi del governo, a fare quello che il governo dice. Ecco perché si è snaturata la democrazia. Io vorrei aggiungere appunto che, come sappiamo, dovremmo sapere, l'articolo 68 della Costituzione stabilisce che praticamente tutti quanti i signori che noi, i parlamentari che noi chiamiamo onorevoli, di onore ce n'hanno ben poco, perché quando succede qualche marachella, anche un reato politico, un reato penale, invece di essere perseguiti dal magistrato, devono chiedere prima ai parlamentari, il magistrato, per poter perseguire un onorevole, un parlamentare, deve, il parlamentare può ottenere appunto, l'autorizzazione a procedere. E se c'è l'autorizzazione a procedere il Parlamento, il magistrato può procedere contro il parlamentare. Senza autorizzazione da parte dei colleghi del parlamentare indagato, l'azione penale da parte della magistratura, neanche quella si può esercitare nei confronti del parlamentare. Quindi questi hanno un potere imbottito e impenetrabile. E quindi diciamo che anche del potere della magistratura, deve essere il potere che garantisce ai cittadini che le cose procedono secondo la Costituzione, secondo la legge penale, anche quello non li tocca. Ecco, sono diventati una casta. C'è stato un libro, non so se lo conosce, se lo conoscete, che è scritto da Risso e dei giornalisti che hanno scritto un libro che si chiama proprio La Casta. E questa è diventata, quella dei parlamentari, una casta impenetrabile, è ancora più impenetrabile dalla giustizia di quello che sono i bravini, la famosa casta dei bravini, che sono quelli indiani, come sappiamo tutti. Ecco che esatto, effettivamente è stata trasformata la democrazia in una partitocrazia, ripeto, oligarchica, perché comandano i vertici dei partiti che sono immessi nelle istituzioni. Esatto. Infatti tu parli appunto di tutte le colpe di questo sistema, quello che abbiamo poi in Italia e la ciliegina sulla torta, per cui non c'è un Parlamento che funziona perché tanto decide tutto il governo, e questo l'abbiamo stabilito. I partiti, grazie a questa non chiarezza dell'articolo 49 della Costituzione, si arrogano il diritto di decidere loro per tutti quanti, per cui se vi piace, dice, se volete questa minestra, altrimenti c'è sempre la finestra. E poi invece parliamo anche di un'altra libertà non garantita in Italia, che è quella dell'informazione, per cui l'informazione si è un po' appiattita anche quella su chi decide, quindi ancora una volta anche l'informazione, per cui quello che gli italiani hanno diritto di sapere lo decidono sempre le segreterie dei partiti. E praticamente per avere delle notizie bisogna fare delle ricerche pazzesche, stare molto attenti perché c'è il lettore. È quello che devi fare, sei delegata tu a fare la controinformazione, perché quello che facciamo noi è la controinformazione. Con molto piacere. Appunto, indispensabile. Con molto piacere. E quindi non abbiamo, la gente a casa non ha la possibilità di avere delle informazioni doc, delle informazioni serie. Poi noi sappiamo benissimo, ognuno la racconta come vuole. Nel mondo accademico noi non possiamo dire una parola se non abbiamo delle giustificazioni, delle fonti, insomma bisogna essere scientifici, rigidi nelle informazioni, molto rigidi, attenersi a quello che deve essere detto, ai fatti e non alle chiacchiere famose. Ma come possiamo? Allora, tu però fai una provocazione molto interessante, perché in fondo la democrazia
nasce in una città che oggi fa parte di un paese che è stato veramente strapazzato all'infinito, maltrattato, la Grecia, Atene. È lì che nasce proprio questa parola. Non a caso. Ti prego di raccontarci questa esperienza che è rimasta poi unica. Parliamo oggi di democrazia, in realtà non è quella, perché democrazia viene da due parole greche e significa il potere Potere. del popolo. Sì. È Ti molto importante prego di raccontare questa cosa molto interessante. questo input che mi ha dato. Sì, perché la democrazia non nasce a caso in Atene, perché la democrazia implica prima di tutto una cultura, un assetto culturale in questo caso dello Stato, della città-Stato e quindi della popolazione di questa città-Stato, un assetto culturale che consente non soltanto di guardare alla cultura in generale, ma anche alla cultura rivolta all'uomo, una cultura particolare che non è più umanistica, ma è proprio una cultura che si interessa dell'uomo al centro della città, dell'uomo che agisce nella polis e che si interessa appunto della politica, perché la politica non diventa più qualcosa che è imposto dal tiranno. Parliamo di tiranni ad Atene naturalmente, da tiranno al popolo, ma che invece è quello che il popolo pensa e il popolo, proprio perché è acculturato da questa angoscia di poter inserire l'uomo e pensare all'eguaglianza e alla legge uguale per tutti, perché questo è stato inventato in Atene, che è la legge che tutti quanti i cittadini hanno il potere di poter e i diritti che sono. Non possono essere soppressi, ma devono essere anche riconosciuti da tutti. E allora il popolo come esercita, come è arrivato a questa democrazia? Proprio prospettando la possibilità che gli uomini sono uguali e che le leggi sono uguali per tutti. Questo è il primo input. E poi quello che occorre ed è indispensabile è la consapevolezza che il popolo ha il potere di esercitare. Di esercitare, di fare le leggi e quindi di pensare al bene comune e lui stesso lo può fare. E per poter fare il bene comune è indispensabile avere questa consapevolezza e questo impegno a farlo. Io voglio sottolineare, perché forse non è conosciuto o come devo dire, è noto a tutti, che quando parliamo di popolo parliamo di cittadinanza attiva in Atene. Ecco perché noi che parliamo di politica qua siamo un po', un po' gli eletti, vorremmo esaltarci per dire che effettivamente pensiamo al bene comune senza l'interesse normale che c'è in questa democrazia falsificata. Perché sappiamo che si iscrive un partito, lo fa per fare carriera e raggiungere il potere. Noi invece dobbiamo affrontare un ingresso della democrazia nella cui porta sarà scritto qui si entra per donare il proprio contributo, non per ricevere i vantaggi. Ecco, questo è il primo accesso alla democrazia. Se riusciamo a farlo insieme alla cultura, allora possiamo cominciare a parlare di democrazia reale. Posso E aggiungere io, un'altra cosa? O fammi una domanda, meglio. no, Prego. perché voglio proprio prendere lo spunto da una parola che hai detto tu, che per me è centrale, fondamentale. Tu hai parlato di cittadinanza attiva. Io parlo sempre di cittadinanza attiva perché consapevole, ma lo si può fare soltanto informandosi. Però noi abbiamo, quindi vedi che siamo su un. Non voglio togliere la parola a te perché sei tu il protagonista, ma è questo che volevo, insomma, rilevare. Guarda, io mi riferisco per parlare di cittadinanza attiva al motto di Pericle, e sappiamo che Pericle è stato l'emblema un po' della democrazia, forse l'uomo più noto della democrazia. E chiaramente Pericle così si esprimeva: dice, chi non si interessa di politica non è una persona da poco, un Eccola. imbecille, ma è un cittadino inutile, perché in Atene non è che tutti quanti si interessassero di politica. Si interessavano di politica, diciamo un 10% della popolazione, quelli che si alzavano prima dell'alba, che stavano nel contado, e per recarsi all'alba a cominciare
la seduta, a cominciare appunto nell'agorà, a cominciare la discussione, e quegli antichi ateniesi arrivavano lo stesso all'alba ed stavano dall'alba quasi fino al tramonto a mangiarsi un panino, probabilmente non so che cosa, e stare lì prima ad ascoltare e poi a discutere tra loro e infine a votare. E stavano tutta la settimana, 10 giorni prima dell'avvento dell'esito a discutere, sapevano l'oggetto della discussione e stavano a discuterla tra loro nei simposi, mentre cenavano nelle botteghe, dappertutto. E questa è la cittadinanza attiva. Come si fa ad andare, dico io, a votare adesso, se la maggior parte delle persone si disinteressano di politica? Anzi, addirittura siamo arrivati a un punto tale che se io voglio parlare di qualcuno di politica, dice no, per carità, la politica lasciamola stare perché è una cosa che non mi interessa e mi fa schifo. E questa è la Brava. verità che dobbiamo affrontare. È una realtà molto triste, ma assolutamente reale. Però io ho una domanda di Peppe Affè, mi dice, ci chiede: ma in tutta questa situazione la magistratura e la Corte Costituzionale come possono intervenire? Secondo te, tu che sei un Guarda, avvocato di lunghissimo corso. se parliamo di cittadini, io vorrei fare però una precisazione su un punto. Non è che la Costituzione sia da buttare, per carità, eh. La Costituzione garantisce tutti quanti i diritti e doveri dei cittadini, e questa garanzia e l'individuazione dei diritti è qualcosa che è riconosciuto a tutto il mondo occidentale. La Costituzione italiana è la Costituzione da molti detta la migliore del mondo, dalla quale molti stati hanno copiato i loro principi costituzionali. Quello che non funziona in Italia, invece, soprattutto, sono quegli articoli. Abbiamo parlato dell'articolo 49, abbiamo parlato dell'articolo 68, c'è l'articolo 67 ancora che dice che i parlamentari hanno un mandato libero, praticamente non sono che un mandato senza vincoli. Se io, non so, dico al nostro rappresentante, proteggici in Puglia o in Salento dai NOTAP, quelli che stanno facendo, hanno fatto già un tunnel per poter mettere i tubi, è stato devastante il territorio. I 5 Stelle sono venuti a dirci: non vi preoccupate, faremo quello, fermeremo tutto noi. Sono andati al potere e non hanno fatto nulla. Voglio dire, il mandato era quello: andate per poter confermare il TAP, cioè la trasmissione del gas con questi tubi mostruosi. Sono andati lì e non hanno fatto niente perché erano vincolati dal farlo. Quindi sono. Se parliamo poi dei cittadini ordinari, noi questo abbiamo stabilito per quanto riguarda l'osservanza delle leggi e il mandato parlamentare, ma se guardiamo noi c'è altri cittadini, è chiaro che la legge funziona nei nostri confronti. Noi possiamo dire che la legge non funziona, però la legge funziona certamente bene per alcuni cittadini, non funziona altrettanto bene per invece quei cittadini che diventano onorevoli, che fanno parte dei partiti e sono protetti. Questa c'è una differenza dell'esercizio della giustizia nei confronti di alcuni cittadini, gran parte dei cittadini non contano nulla, e invece che stabilisce proprio l'immunità da parte di quelli che invece fanno parte dei partiti e si proteggono tra loro, al di là dei parlamentari. I tentacoli dei partiti si infiltrano dappertutto, anche nella magistratura. E lo sappiamo perché in questi ultimi tempi, non so se avete seguito, c'è stata la Presidenza della Repubblica che ha sottolineato questa magistratura che funziona male perché si fanno delle distinzioni improbabili che dovrebbero essere appunto non consentite. E qualcuno, leggo i commenti, è una situazione senza uscita, e gente poco comprensibile, vabbè, poco onorevole che noi abbiamo nel Parlamento, però qualcuno che dice: se non andiamo a votare, Salvatore Cappalonga, è perché ci rendiamo conto che tanto sono tutti uguali, destra, sinistra e centro, per chi votare? È una situazione senza uscita. Questa è la domanda. Ecco, qui dice: in Italia i diritti sono comunque solo, dice Pasquale Di Nolfo, sono solo per una parte del paese, per l'altra c'è solo una misera concessione, tipo elemosina. Ecco, cosa si può fare?
Io la lancio lì, però tu che sei uno studioso della materia puoi forse correggermi. Io credo che a questo punto non ci sia più scelta. Siamo noi cittadini che dobbiamo finalmente informarci, quindi qualcuno ci deve informare e dobbiamo soprattutto prendere in mano la situazione, perché non è più possibile andare avanti così. Come si può fare? Giacomo, hai una via d'uscita per noi? Ci proviamo, anche fatta Io ciò. via d'uscita non ne posso andare, devo essere, non so, un uomo al di là del potere umano per poter interferire in questa maniera. Però c'è una possibilità che appunto richiede un impegno gravosissimo, che è quello di correggere questa democrazia. Perché l'alternativa sarebbe una rivoluzione armata, una rivoluzione, scendere sulle piazze e cominciare a contestare, un po' come i forconi di cui si parlava ieri sera. Però i forconi fino a un certo punto possono esercitare una certa pressione politica, Certo. andare a 1 milione di persone. A un certo momento abbiamo preso il potere, chi ci mettiamo sopra, chi ci mettiamo dentro, con quali regole? E questo è il problema. Perché la rivoluzione francese ha dato poi a Robespierre, è diventato un dittatore perché la popolazione francese non capiva Esatto. di politica, non c'era una cultura che precede appunto la democrazia. E quindi necessariamente è arrivato Robespierre, e dopo Robespierre ci è arrivato l'impero con Napoleone. E così è stato in Russia, rivoluzione, e poi ci è arrivato Stalin. Voglio dire, se noi facciamo una rivoluzione a mezzo della quale andiamo a prendere il potere. Chi eserciterà il potere in maniera democratica se non ci sarà data neanche la possibilità di farlo? Perché sappiamo che siamo molto pochi che ci interessiamo di politica in maniera giusta, cioè quella che dicevo prima, la politica che si fa per offrire il proprio impegno, non per richiedere vantaggi. E questo è il problema. L'unica strada, ripeto, è quella di fare la democrazia giusta. E quello che stiamo facendo, non so se i nostri amici Ecco, sanno. questa era la mia domanda. Se ti pare con tutto quello che stiamo mettendo in piedi noi, cioè creare Di quello volevo parlare, Assunta. prego, Stiamo facendo, prego, fallo tu. ecco, noi stiamo facendo un processo democratico che è il primo probabilmente nella storia del dopoguerra, Sì. perché non c'è stato nessun partito che abbia voluto fare appunto una struttura democratica come quella che stiamo cercando di fare noi, e che quella ci salverebbe. Se effettivamente riusciamo a farla, e Assunta ci sta provando, e io il mio contributo cercherò di darlo, per fare una struttura democratica che ci consenta appunto di poter creare un partito democratico. Perché quando si è fatto un partito democratico, allora finalmente avremo la possibilità di star meglio, che il popolo informato appunto comincia anche lui a non essere ricattato dai partiti oppure messo da parte. Per aggiungere una cosa, mi consenti, Assunta, non Certo. abbiamo parlato del voto di scambio, che Ah, poi è all'origine del macello, perché il voto di scambio, io ti do tu dammi il voto che io do il vantaggio. Ma non è soltanto questo, badate bene, non è soltanto il voto singolo, il vantaggio al singolo, che pure è importante, ma è proprio l'arricchimento dei partiti, le sovvenzioni che fanno i partiti. I partiti con le sovvenzioni illecite, sconosciute, tra l'altro i partiti sappiamo che sono associazioni non riconosciute, non hanno bilanci certificati e quindi possono fare quello che vogliono, più o meno a meno che non fanno qualcosa di penalmente rilevante, anche quello ce la passano liscia. Però ecco, noi dobbiamo fare un partito in cui la democrazia esiste e non è condizionata non soltanto dal singolo, ma anche dalle sovvenzioni delle multinazionali, perché non sappiamo fino a che punto, lasciatemelo dire, Biden è lui, oppure sono le multinazionali o i cartelli delle multinazionali che indicano la strada, che tracciano la strada della politica. Perché guardate bene, per esempio, è stato ucciso Kennedy che voleva fare qualche cosa di diverso e non si è saputo niente. Chi è stato il mandante dell'omicidio di Kennedy? Chi è stato il mandante dell'omicidio di Aldo Moro? Chi ha impedito a Obama di poter fare esercitare la, 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 la
le medicine gratis, le strutture ospedaliere gratis, non fanno soltanto Riforma. quelli, non le hanno fatto fare. O non vendere armi. Sapete che in America spesso, non dico ogni giorno, ma spessissimo c'è un ragazzo, un uomo che impazzisce e comincia a sparare in pubblico. Se io voglio comprare un fucile mitragliatore, vado al negozio e me lo compro. Ed è chiaro che questo si incrementa la delinquenza, incrementa la possibilità dell'uccisione, delle stragi, eccetera. E non gli hanno fatto fare neanche Obama. Obama voleva fare in modo che le armi non fossero vendute così come si vendono i giocattoli dei bambini. E invece non l'hanno consentito. Quindi, al di là della possibilità di esercitare la democrazia per tutti, eccetera, c'è anche la possibilità che anche costoro, dovessimo immettere per caso persone che sono ad altissimo livello culturale e morale, potremmo pensare che a un certo momento queste o non le mettono da parte oppure sarà qualcuno che dirà: tu devi fare questo e se no ti faccio fuori. Questo è il punto cruciale della democrazia, che c'è questa possibilità di condizionare le persone che fanno, al di là degli scienziati che abbiamo adesso, voglio dire, è un ministro degli esteri che non sa manco la lingua straniera, ma mi pare una cosa assurda, e sbaglia pure i congiuntivi. Siamo proprio d'accordo, siamo disperati, guarda. Tendiamo un velo pietoso sui congiuntivi perché ne sento di tutti i colori, mi si accappona la pelle perché io di mestiere vado correggendo queste cose e poi devo sentire persone che dovrebbero essere esempi per tutto il paese che non sanno manco parlare l'italiano. Ma quello è il problema più piccolo. C'è per esempio Pasquale Di Nolfo che dice qui, e con questo chiudiamo, chiamerei il nostro nuovo movimento, questo nuovo soggetto politico che si vuole presentare, insomma, per ripristinare un po' di democrazia, di ordine, di uguaglianza tra tutti i cittadini e tutti i territori, dice: chiamerei il nostro nuovo movimento in modo provocatorio Movimento per l'Unità Economica d'Italia, perché fino a questo momento siamo uniti solo sulla carta, ma nei fatti siamo divisi. E sicuramente tutto questo è possibile proprio perché manca la democrazia, proprio perché le persone non hanno diritto di parola, ma nel vero senso della parola, scusate il gioco. Diritto all'informazione, soprattutto, diritto all'informazione obiettiva, e perché pure uno che come te, come me, che vogliono, sono affezionati alla politica, amano la politica, che fanno? Io perché mi informo? Perché discuto? Se poi voto e le cose le devono fare gli altri, non le faccio noi, le facciamo noi. Se noi avessimo la possibilità di esercitare veramente il diritto, i nostri diritti, mediante un contributo a fare le leggi, e allora ci impegneremmo di più. A un certo momento mi dicono gli amici: ma a te chi te lo fa fare? Probabilmente anche a te diranno la stessa cosa, ma chi te la fa fare a fare tutto questo, a perdere le giornate o le serate, se poi non, no, il nostro apporto alle leggi, ad incidere, a fare le leggi, quindi a fare il bene di tutti, diventa inconsistente. Grazie infinite Giacomo, chiudiamo qui Grazie a te. questa. Intanto noi ci rivedremo ancora, anche perché tu non hai scritto solo questo libro è Spero. facilissimo da leggere, spiega la democrazia, concetti complicati in un modo semplicissimo che chiunque può capire, leggere e assorbire. Quindi democrazia come religiosità laica, ecco perché ce la manda in screen il nostro Donato Rinaldi, al quale adesso cederò la parola perché è il momento di dare spazio alla poesia con Laura Sposato che incontra Santina Cullotta. Io e Giacomo Lisi ci mettiamo in ascolto e vi lasciamo. E adesso Grazie, ciao. ciao, parte il nostro angolo della poesia. Siete in diretta, ci siete? Ah, eccoci, buonasera, Sì. grazie del passaggio di testimone.
Buonasera, io sono Laura Sposato e ritorno in un'altra situazione, in un altro contesto, un altro titolo, un altro nome, però l'angolo della poesia rimane uguale. Con me stasera c'è Santina Gullotto, che è una poeta o poetessa, lei preferisce poetessa, quindi l'accontento volentieri, e, però un'artista totale. Prima ho preso il testimone e fossi stata in una trasmissione, diciamo, di quelle importanti, di quelle serie, di quelle insomma che contano, avrei dovuto dire ora cambiamo decisamente pagina, ma io non lo dico così perché non mi piace cambiare pagina all'interno di una composizione. Questa non è una Macedonia, è una composizione. A me l'armonia piace, anche perché incontro i poeti, ma un po' in piccolo sono anch'io poeta e a noi piace l'armonia. In cosa c'è l'armonia in questo passaggio? C'è perché abbiamo cominciato con una rubrica di storia che ha toccato e toccherà tutte le volte delle tragedie, genocidi, come in questo caso. Siamo passati a parlare dell'attualità, sempre legata allo stesso paese, purtroppo, una realtà che è molto tragica, più che ancora drammatica. E abbiamo parlato di un'altra drammaticità, che è quella del nostro paese e delle democrazie in questo momento, che stanno dando segni di instabilità, insomma, e di non affidabilità. E noi non parliamo di queste cose, ci mancherebbe altro, non è campo mio, però continuiamo a parlare di drammi e anche a provare a iniziare una risposta a una domanda che è la domanda delle domande, che in questa rubrica io amerei rivolgere poi anche ad altri autori. A cosa serve la poesia? Mi è venuto in mente anche perché in questi due giorni che ho messo una poesia contro la guerra, qualcuno cinico oppure molto sfiduciato mi ha detto: ma cosa serve? Sono anche in imbarazzo, vi dico la verità, perché non penso che serva a risolvere queste cose così grandi. Però nelle tragedie e nei drammi individuali qualche traccia, qualche seme lo dà, perché io ho conosciuto Santina Gullotto nei social, il nostro rapporto è nato così, e l'ho conosciuta in una maniera un po' particolare, cioè è una visione che io ho di lei. Ve la racconto perché, siccome lei è tante cose, e ve lo dirà lei stessa, è un'artista totale, è poeta, è pittrice, è disegnatrice, ha scritto, è autoeditrice, quindi è una piccola impresaria culturale, tantissime cose. Io non ho una grande memoria sulle cose, sulle nozioni, e magari sbaglierei anche, farei delle figuracce con lei. E poi vi darei una lista pedante di cose che tutto sommato andate sul profilo suo e ve le trovate all'inizio, tutto il suo curriculum, la biografia lunghissima. Per cui, insomma, che starei a fare a intaccarvi cose che ve le potete leggere da sole, insomma, è meglio che sentire me. No, vi do questa immagine e poi passo la parola, o poi ci mettiamo d'accordo, oppure leggo le poesie. Una sera, una notte, mi è apparsa un'immagine bellissima dell'Etna, pieno di fuochi, di lava, però io ho visto il bello in quella foto e ho chiesto chi fosse l'autrice o l'autore,
della foto. E la risposta del commento di Santina è stata, appunto, mi ha spiegato che cos'era, perché lei è di Landazzo, quindi lei è sua la foto, e quello è la suo, il suo, insomma, lettera è roba sua. Lei mi rispose che tutta questa bellezza nasce da una maledizione o comunque da un problema grosso. Ecco, lei è questo, perché Santina, prima di fare la poeta, era sempre un'artista, ma era un'artista artigiana, un'artista di mani, manuale, perché era una disegnatrice, una sarta di abiti da sposa, quindi cose importanti, cioè di grande capacità. E poi un evento terribile, il figlio in coma, e anche altri eventi tragici, insomma, tosti, gli hanno fatto, diciamo, modificare il suo percorso di artista. E la sua poesia non è una poesia che nasce a 20 anni, ma nasce a un'età, 50 anni, ha detto che lo potevo dire. E da lì si è generata un'altra Santina che dipinge, scrive racconti, scrive un elenco infinito di libri. Ora, a questo punto, penso che sia giusto che si racconti da sé e volutamente non gli pongo domande, perché sarebbero così tante le cose da dire. Però la sua identità di argomento, quello più forse più forte, è lei stessa, cioè l'essere donna. E nel suo essere donna si sente anche cantrice, paladina, cioè quella che porta avanti il dolore delle altre donne, delle donne vittime. Su questo ha scritto un libro, ma non solo, e due poesie che sono quelle che vi leggo. Quindi vedete quante cose, quante. Però la domanda te la faccio all'inizio. A parte correggi e integri tutte le cose che io ti avevo promesso di dire e non ho detto. E poi, ma serve nel dolore la poesia? La poesia o lo scrivere in generale serve ad esorcizzare il dolore, così la penso io. E mettendo su carta i pensieri che vengono, ho scoperto che mi hanno aiutata come non avrebbero mai potuto le medicine. Quando ho avuto i periodi più difficili della vita, è stato questo che mi ha aiutato a scrivere, scrivere, scrivere. Poi ho cominciato a pubblicare sui social quello che scrivevo e qualcuno ha cominciato a chiedere delle mie poesie, dei miei brani e mi ha detto, e la cosa che mi ha fatto completa in questo percorso di scrittura è stato il riscontro che avevo tutti i giorni su social e che ho continuato ad avere, apprezzando chi mi legge, apprezza molto quello che scrivo. Non ho la presunzione di pensare che piacciono a tutti le mie cose. Però penso che una gran parte di persone si medesimano e a volte mi scrivono che si rispecchiano in quello che scrivo, perché io penso che la sofferenza, le gioie, i dolori, a diversi livelli, tutti siamo portati a viverli in questa vita. E quindi ci accomuna, molti esseri umani, ci accomuna la sensibilità, la sofferenza, il subire, il rapporto che abbiamo con gli altri, in bocca tutto. E da qui è nato che ho continuato a scrivere, ho cominciato ad autopubblicare, perché i tempi sono stati difficili e quindi ho scoperto questa strada e lo sto facendo così. I miei libri sono stati molto apprezzati, molto seguiti, molto letti, diciamo, grazie a Dio, e per me questa è stata una ricompensa, è quello che mi dà la conferma che non è stato inutile le cose che ho fatto finora, non sono state inutili. Questo è stato il percorso
che ho vissuto. Poi il territorio mi aiuta, io amo molto la natura, sto molto a contatto con la natura, cerco di fotografare tutto quello che mi capita, ma non mi ritengo una professionista, anche se vengono a volte delle belle foto che vengono ammirate e apprezzate. E poi dipingo a volte molte cose che io fotografo, i momenti con quelle luci, con quei momenti, li dipingo, li metto sui miei quadri. Ho provato anche a fare ritratti, sono riuscita anche a fare quelli, discretamente, diciamo, non a male. Intorno a te sono tutti dipinti Sì, tuoi, quelli che hai. in tutta la mia casa ci sono i miei dipinti, quindi ovunque io mi posizionerei col computer si vedono i dipinti. Questo è un angolo particolare dove ce n'ho diversi appesi, qualcuno sul cavalletto. Io direi che queste due poesie che mi ha offerto Santina sono due poesie appunto che riguardano casi di donne che hanno molto sofferto per via dei loro compagni sbagliati. Logorato amore. Quante volte si dovevano rattoppare quegli strappi di violente discussioni quando il tempo non riusciva a lenire pensieri di inutile follia? Quante volte si doveva rattoppare quella stanza dalla muffa insediata, quel maglione che il tarlo lo ha reso vecchio, sotto il quale batteva il cuore ogni volta che si allontanava per tornare come torna la marea a bagnare roccia e sabbia all'imbrunire. Passa il tempo e non cambiano gli uragani, svilisce un amore grande e caldo più del sole, scorrono le stagioni. Scusa, scorrono le stagioni, annientando sentimenti come il tempo che logora ogni cosa. Faticosi sono gli anni da passare per salvare a tutti i costi un logorato amore. Santina Gullotto, da Nuvole di Poesia. Senti, la seconda poesia, quella Sì. che è più, anche più lunga, visto io non ho ora in questo momento cioè, mi sono emozionata, tanto Sì, ho visto. qualcuno che mi conosce lo sa, chi non mi conosce magari Hai ragione, c'è se l'emozione. l'hai a portata di mano, la vuoi leggere Sì, se tu? Ecco, vuoi posso leggerla, sì, direi, tranquilla. Perché lei Tranquilla, se ti anche ha senti meglio così posso leggerla io. Un attimo, la cerco No, per farmi leggere. per rispetto tuo, quindi. Sì, tranquilla, tranquilla. Era che era 53 la pagina, un attimino. 51, No, a me va bene. succede, ma comunque Pronta, questa pronta, volta, pronta. col Pronti fatto siamo. anche di questi temi così, cioè. Sì, questi io li ho scritti perché in occasione della festa della donna, oppure in occasione della violenza sulla donna se ne parla tanto e io ho Ma scritto poi quali lo sono sai cosa ho state. sentito questa volta? Anche la soggezione nei tuoi confronti, perché se No, tu tranquilla, devi scrivi essere. poesie, sei molto. E allora dover leggere che tu sei l'autrice e io ho uno stile Ma diverso, mi sono molti, molti dicono che le sentita emoziono, io separata. emoziono le mie poesie. Questo è il Sì, motivo. anzi, il fatto che ti sei emozionata significa che ha colpito. Vuoi che leggo? Posso Sì, cominciare? certo, comincia, Ok, certo. va bene. Hai creduto nell'amore. Povera Eloisa, hai creduto alle promesse quando passeggiando sulla spiaggia ti fece credere all'amore. Il sole scendeva all'orizzonte, cercando colori splendidi con insolite illusioni. Fiduciosa, hai accettato di dividere con lui la vita, il tuo futuro, sognato e agognato, mettendolo nelle sue mani, che
che credevi forti e protettive, fidandoti di una bontà che sembrava vera. Giorni di sole hanno illuminato maggio, che si vestì di rose rosse, scene come un film. Il tuo vestito bianco brillava al sole. Tutto una favola, ma era solo realtà amara. Poco dura il sogno, il tempo di una notte, dove le stelle fuggono e la luna si nasconde per pudore. Perfino l'amore non è altro che passione insana, senza sentimento. Si spezza il cuore, stretto tra le sbarre di quella tetra prigione che si era costruita intorno. Qual è stato il tuo peccato? Quello di aver voluto a tutti i costi amare. Brava, Grazie, brava. grazie, grazie. Questo è presente perché la caratteristica, secondo me, insomma, non è che ho letto tutto, tutto, però ho letto parecchio di, ovviamente, insomma, di, ma già da prima, insomma, di Santina. È questa sua intensità, questa profondità di sentimenti e anche di temi, insomma, ma restituita con delle costruzioni diversi e scelta di parole molto semplici, molto basilari proprio. E quindi ecco, riuscire in questo contrasto, in questa combinazione fra la semplicità e la profondità dà emozione per questo motivo. Nascono non dalla sua biografia, ovviamente, o comunque non tutte le cose, non tutti i temi delle poesie, però da persone che gli sono vicine o che ha conosciuto, quindi non sono inventate in genere le situazioni, di Santina, almeno, sono sempre di persone che lei ha sostenuto e quindi, le hanno riversato certi drammi, però non è che tutte le poesie sue siano poesie drammatiche, ci sono anche poesie di estrema gioia, di felicità proprio, e poi mi dici se ho sbagliato questo concetto, per quella cosa iniziale che ho detto, che la bellezza può nascere e nasce malgrado la sofferenza. Non c'è un momento per la gioia, un momento per l'infelicità. Purtroppo a volte non c'è nella vita questa divisione. A volte nella stessa giornata uno può e deve trovare quello sprizzo, quella scintilla di quella felicità. Certo, hai detto benissimo, è così. E poi ci circonda una realtà che è questa, ci circonda perché ci sono molti casi. Se ne parla continuamente in TV e anche nei propri ambiti dove viviamo, assolutamente. È un tema che purtroppo è scottante e molto presente tutti i giorni. Che sì, è una battaglia da combattere tutti i giorni e nelle nostre conversazioni che hanno preceduto questo incontro abbiamo detto che è molto importante, tu la chiami prevenzione, ma Sì. insomma, quel territorio che c'è prima di formazione di una bambina, di un adolescente, Certo. al rispetto di se stessa, cioè alla voglia di avere un'identità a prescindere da chi ti starà accanto, insomma, o non ti starà accanto. Questo è importante. Certo, molto importante. Puoi dare qualche indicazione? Diciamo, per raggiungerti, per trovarti, per andare ad ascoltare nel tuo canale YouTube si possono trovare le tue videopoesie, giusto? Sì, ho un canale YouTube dove io registro ogni tanto delle videopoesie, alcune me le hanno fatte dei videomarker, proprio persone che se ne intendono,
e che io ringrazio. Sì, quelle sono, diciamo, perfette, fatte bene come devono essere. Alcune le faccio io con delle mie foto, con la mia voce, perché alcuni miei lettori, man mano andando avanti negli anni, chi o si ammala di qualcosa, chi non può più leggere bene, chi ha qualche problema, io allora registro le mie poesie, le metto su YouTube, le mando loro e c'è qualche mia amica che mi dice: mi addormento con le tue poesie, ascoltando le tue poesie. Nel Così alleniamo. frattempo è subentrata in Ho assurda, visto, e sì, così ti dai giustamente. tempi, perché oggi io nella confusione delle cose in effetti non ho guardato, e poi anche perché se sei incuriosita da qualche cosa, vuoi fare una domanda tu, ben volentieri, cioè io ce n'ho 10.000 di domande, però Lo so, ti chiedo sì. volentieri la Ma tua. mi è piaciuto gli argomenti che avete affrontato perché sono argomenti di attualità. D'altronde, purtroppo, oggi come oggi, la legge, la politica, le guerre, anche di questo io ho trattato, in alcuni miei libri ho trattato di tutti questi Sì, poi la episodi poesia non è violenti. un mondo a parte, No, cioè no, quello che assolutamente. Nelle mie narrative parlo proprio dell'ingordo potere che rende tutto più difficile. diciamo. Parlo proprio di questo in alcuni miei libri. Hai una domanda, Assunta? No, io sono intervenuta anche perché siamo quasi in conclusione Ti do per una domanda. darvi una notizia. Voi sapete, io giro molto su Twitter, sui Io è la social, prima volta, ditemi voi. e a proposito di quello che sta succedendo in Ucraina, proprio in questo momento, Pelle d'Oca questa sera alla porta di Brandeburgo, quindi parliamo della Germania, stiamo parlando di Berlino, dove centinaia di persone si sono raccolte, tedesche ovviamente, che cantano, già tradotta, Dimmi dove sono i fiori, in segno di Certo. solidarietà con gli ucraini e contro la guerra. Devo solo dare quest'ultima breve informazione. Sta Certo, succedendo, noi giustamente. parliamo a Purtroppo. Berlino, alla Brandenburger Tor, cosiddetta porta di Brandenburgo. Grazie. E speriamo che questa posizione e questo, insomma, della Speriamo che gente la follia finisca il presto faccia possibile. un po' pensare, ma non so, possa fermare qualcosa questa follia. Certo. Non lo sappiamo, però anche voi Non avete lo parlato sappiamo. di violenza di tutti i giorni, di donne che pensano di essere al sicuro nelle braccia della persona amata, che questa persona la ami. Quindi la violenza scappa, arriva dappertutto. C'è la Sì, sì, violenza sì. di Stato, c'è anche la violenza di cui ci lamentiamo noi, quella del Certo, violenza essere trattati da cittadini quella inferiori. invisibile che viene usata dai potenti nei Esatto, confronti di tutta la la popolazione. violenza si manifesta sotto tante forme e le vittime sono le più svariate. Abbiamo parlato di tante cose molto molto interessanti. Io Sì. ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio Giacomo Lisi che ci ha lasciato nel frattempo, ringrazio Santina alla quale mando un Grazie abbraccio da donna a donna, mi ha emozionato moltissimo, devo dire. E naturalmente l'emozione fatta persona. a voi. Grazie a voi. Certo. Ecco Sì. il libro di Santina, Nuvolo di poesia, Santina Gallulotto, e la donna, come dire, le emozioni fatte donna, la nostra Laura Sposato, abbraccio davvero. Vi ricordo che noi saremo tutti venerdì Sì, alle 18, certo, vi sempre seguirò. italiane, e Certo. però piano piano inizieremo, come dicevamo prima, con il nostro Giacomo Lisi ad informarvi. Molto presto parleremo di sanità, ma di tanto altro, anche di situazioni di aziende tipo la Whirlpool di Napoli, ma anche altre. Insomma, stiamo verificando tutta una serie di casi per far sì che gli italiani sappiano davvero quello che sta succedendo in maniera Ma più serve tranquilla. anche Certo. aggiungere una cosa su Santina. Santina, al volo, gli appassionati del siciliano, i siciliani, Sì. Santina scrive poesie in siciliano Dialetto gallo-italico, proprio e randazzese. Sì. Di dialetto proprio di Randazzo. Randazzo, sì, perché è particolare, è Naturalmente diverso sono in da. contatto con lei o Sì, con me, sì.
perché ci sono libri interi di poesie in siciliano, quindi questo era importante. E io ho anche un poeta in calabrese, un nostro amico qui vive all'estero, anche lui in Svizzera. Insomma, Ah, bravo. ascolteremo tantissime cose, c'è Bravo. tanta bellezza, parleremo di bellezza, parleremo di diritti, parleremo di violenza, parleremo di vittorie, parleremo di tutto, C'è soprattutto tutto. vittoria della pace, se è possibile, laddove è possibile, noi ci proviamo. Io ringrazio tutti quanti, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltati e visti, insomma, tutti quelli che sono Grazie a stati tutti. con noi finora. Un bacio, vi saluto tutti e per Officina Mediterranea vi invito a venerdì prossimo, sempre alle 18, su Voci Meridiane. Buonasera a tutti, ciao! Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao a tutti.